Ciao ragazzi, sono passati 50 giorni da quando avevo fatto le prime margotte. Chi non ha visto il video, lascio qui sotto nei commenti il link del video che avevo fatto precedentemente e anche a fine video, se volete, c'è la piccola schermata che vi riporta sempre nel video. E quindi sono passati 50 giorni, visto la situazione che stiamo vivendo tutti, con il coronavirus, ho bisogno di andare a tagliare queste piante perché devo fare piante da produzione, quindi non vado perdendo tempo, con le margotte, siccome già hanno radicato abbastanza bene, quindi, vado a staccarle adesso. Volevo fare, successivamente, quindi ve lo spiego a parole. Delle margotte più grosse per far aumentare l'apparato radicale, in senso che andavo a levare la prima margotta e farne una più grande e mettere terra. Siccome già hanno radicato abbastanza bene, quindi li posso tagliare, tanto non succede nulla. Oramai hanno radicato, quindi si possono staccare tranquillamente e si possono mettere nei vasi. Quindi vi faccio vedere la radicazione delle piante. E chi è che ha fatto il procedimento? Spero che sia riuscito a fare le piante, li ha fatti radicare come ho fatto io. Quindi vi faccio vedere le piante come hanno radicato bene e poi li vado a staccare. Allora ragazzi, vi faccio vedere la radicazione quando vi dicevo che bisogna slegare il sacchetto, così potete vedere la radicazione. Come potete vedere si vede tranquillamente, vi faccio vedere anche guardate qui, 50 giorni da quando ho fatto la margotta, questa poteva stare un altro po', ora la vado a staccare, vi faccio vedere come metterla dentro i vasi. Andiamola a mettere dentro il vasetto. Allora ragazzi, siccome la pianta è molto grande, è circa un metro e qualcosa, ho voluto fare queste margotte così grandi perché volevo far vedere che si può riprodurre anche un'intera pianta di grosse dimensioni. Cosa succede? Che ora c'è un piccolo problema, che la pianta non va messa in un vaso grande perché l'apparato radicale è troppo piccolo in base a quanto è grande la pianta, quindi occorre andare a mettere questa pianta in un vaso come questo e metterla in un punto dove non si muove più, almeno per un mesetto, il tempo che fa tutte le radici e riempie questo vaso. Successivamente si passa su un vaso più grande. Io vi dico le cose perché non credo di fare altri video sulle margotte momentaneamente, quindi vi spiego cosa fare successivamente. Quindi, dopo che avete passato la pianta in un vaso come questo, che è stretto e lungo, successivamente, dopo un mesetto, svasate dando dei colpetti sul vaso, quindi esce tutta la pianta. Se le radici si sono sviluppate molto bene, lo passate in un vaso poco più grande e andate facendo questa operazione ogni volta, una volta al mese circa. Quindi aumentando di vaso. Andiamo a mettere questa pianta in questo vasetto, vi faccio vedere la dimensione del tronco, come si adatta bene a questo vaso. E allora ragazzi, andiamo a mettere la margotta dentro il vasetto, dopodiché faccio vedere come ci sta a pennello in questo vasetto. E dopodiché andate a prendere della torba come questa, è molto soffice, e riempite il vaso. Consiglio di mettere torba, così radica molto più facilmente. Pressate leggermente la torba.
Fate in modo che non si muove, diciamo, tutta la pianta, che rimane ferma nel vasetto. Quindi potete pressare tranquillamente dopo che mettete un po' di torba, perché non succede nulla, cioè non si rompono le radici. Quindi fate in questo modo. Ok, faccio vedere la pianta per intero. E allora ragazzi, guardate quanto è grande la pianta che ho riprodotto da Margotta. Vi raccomando, tenete queste piante in vasi piccoli, e poi man mano che va crescendo, va radicando, andate facendo i passaggi su vasi più grandi, tipo vaso un po' più grande come quello, poi successivamente la passate in vasi più grandi per la radicazione buona, diciamo alla finale, che potete metterla a terra. Ci vogliono circa 4 mesi. In questa pianta manca il fittone centrale, quello che, diciamo, fa tenere la pianta senza che si spezzi, perché in poche parole è come che abbiamo estirpato una pianta, abbiamo staccato il fittone centrale, perché quando nasce un seme c'è il fittone centrale che poi successivamente tiene tutta la pianta senza che si spezza con il vento. In questo caso non c'è il fittone, ma ci sono solo le radici laterali. Quindi fate i passaggi gradualmente, non fate innesti su queste piante perché non ne vale la pena. La pianta si sta dedicando alle radici, quindi non spingerà molto bene sugli innesti, anche se si potrebbe fare, però evitate di farlo, perché è una pianta per produzione semi più che altro. Cioè, in senso che è una pianta clone che è andata a mettere in un altro punto e poi successivamente vi sviluppa i semi, e da lì potete fare le piantine. Io consiglio di fare sempre piantine da seme e non in questo modo. Queste sono soltanto soluzioni per chi è che non ha piante. Poi successivamente, se la volete tenere in vaso, dopo 4-5 mesi potete innestare, quindi tagliate, fate un innesto e vi fate una piantina come questa, di melanzane innestate. Vedete che bella. Quindi ora vado a staccare anche l'altra margotta che avevo fatto precedentemente, tanto hanno radicato tutti nello stesso modo, e la passo direttamente nel vasetto come avevo fatto. E vi raccomando, non fatevi fregare soldi, perché magari qualche genio, sicuramente dopo che vedrà questo video, si possono riprodurre le piante in questo modo e si comincerà a mettere a fare margotte vendendo piante che magari non hanno lo stesso sviluppo di quelle normali. Quindi, siccome è una bella pianta, chiunque la comprerebbe, non fatevi fottere i soldi, perché non ne vale la pena. Cominciate a fare piantine piccole, che è meglio. Quindi andiamo a staccare questa, che ha già radicato. E la vado a passare nel vaso. Lo stesso procedimento, quindi andiamo a togliere il sacchetto della margotta. Questa ha radicato meglio perché era dentro la serra, guardate che bella radicazione che si è formata. E andiamola a mettere direttamente nel vasetto. Quindi la pianta è molto più piccola di quella che avevo fatto, ha radicato meglio. Molto bella questa radicazione che ha fatto. Questa si svilupperà molto meglio di quella. Purtroppo ho dovuto tagliare queste margotte perché, come ho spiegato, ho bisogno di andare a fare spazio, quindi volevo farvi vedere una cosa più, diciamo, che andavo a fare una margotta più grande, dove facevo radicare molto meglio la pianta, però i risultati sono comunque questi. Quindi stesso procedimento, andiamo a mettere un po' di torba al fondo, andiamo a mettere la nostra margotta in questo modo. Attenzione, fate le cose con molta calma, perché è molto delicato il punto dove ha fatto le radici, quindi non spezzatele.
Non fate piante come quelle che ho fatto vedere prima perché è molto complicato. Io l'ho fatta vedere solo perché, vi ripeto, è una cosa che si può fare, però conviene fare piante più piccole come questa. Viene molto meglio. Andate a pressare piano piano. In questo modo si blocca la pianta. Ragazzi, anche questo è fatto. Un momento, mettiamola da parte. Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato molto istruttivo per andare a fare margotte di grosse dimensioni su piante di Chrysotricum. Questa tecnica si può usare su qualsiasi pianta a disposizione, i tempi di radicazione variano in base alla tipologia di pianta, però è un ottimo metodo, come avete visto in 50 giorni ha radicato benissimo, quindi lo consiglio a tutti per chi è che vuole fare questa tecnica di margotta. Poi si può fare anche quella classica, però per me è una cosa un po' più complicata andare a fare bottiglie, sacchetti, nastro, quindi in questo modo uno si sbriga subito subito. Ragazzi, spero che il video veramente vi sia piaciuto, sia stato molto utile. Vi raccomando, non fatevi sfottere i soldi da persone che successivamente sicuramente metteranno in vendita piante come queste, perché una pianta in vaso partendo da seme non può raggiungere queste dimensioni. O se li raggiunge è veramente una persona che ne capisce molto di questa pianta, quindi la fa sviluppare, però vi assicuro che è molto difficile. Quindi se vedete su internet piante come queste a prezzi esagerati, tipo 50 euro, non fatevi fottere i soldi perché partendo da seme avete risultati migliori. Detto questo, vi auguro buona Pasqua a tutti. E speriamo che finisce anche questa situazione del virus, così riprendiamo tutti a fare orti e cominciamo a produrre e mangiare tutti tranquillamente. Ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video.